In occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, il Comitato Provinciale di Catania della Croce Rossa ha deciso di organizzare una fiaccolata in ricordo delle vittime della strada. Perché avete deciso di coinvolgere ancora una volta la città di Catania nella vostra campagna dedicata all'educazione e alla sicurezza stradale? Allora, il tema di educazione alla sicurezza stradale è un tema caldo nella nostra cittadina, in quanto abbiamo visto, soprattutto nei giorni scorsi, numerose vite che si sono spente purtroppo nelle nostre strade. Dunque, in occasione proprio della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, abbiamo scelto di scendere in piazza, soprattutto appunto nel centro storico, la strada più vissuta dai catanesi, per poter ricordare le vite che si sono appunto spente nelle nostre strade. L'iniziativa è volta quindi tanto al ricordo quanto però alla sensibilizzazione, soprattutto la sensibilizzazione della parte giovanile della popolazione, volta ad una scelta consapevole di un'alternativa che è la scelta della vita, perché solo con la tutela della vita e dunque una scelta di comportamenti non a rischio, anzi di comportamenti giusti e sicuri da poter adottare al volante, è possibile cambiare un trend purtroppo negativo che sta affliggendo le nostre strade. Ciò che noi vogliamo far passare è il messaggio e l'idea che la morte per incidente stradale non è un qualcosa di astratto, ma è una realtà presente e che distrugge ogni giorno famiglie, amici e parenti. Dunque, l'unico modo per poter far sì di cambiare questa realtà è un intervento di una gioventù, di una popolazione attiva che possa sensibilizzare a sua volta altri coetanei ed altri giovani e un'altra fetta sempre maggiore di popolazione, in modo tale che questo messaggio possa essere passato al maggior numero di persone possibile.